su questo. Stai sul line, il microfono è sul line, eh? Cioè, no, il lui. È su fondo, sul line, sul line. Mic line. Non hai provato? Prova un attimo. Fischia play. Sei già in diretta? No, infatti non va. Line, line. Bene? Ok. Vai, allora io lo premo ora. Rec e ci siamo. Aspetta un attimo. Ieri sera ha fatto il DJ set. Ah sì? No, caschio. Sì. No, ho fatto un DJ set. Questo invece è il cono però. Il già rischio. Vado, Ho messo, ho tirato fuori il disco di Back in Black. You got what I come un professore che si prende il quarto d'ora accademico alle 15:15 di questa domenica 17 novembre, sì, siamo ancora a novembre. Buongiorno, bentrovati, benvenuti. Ciao Franci, buongiorno, come stai? Buongiorno, bene, bene, bene. Non piove, ma è piovuto un bel po', mi sa. Un bel po', sì, sul Lungarno, almeno qui a Firenze, è pieno di gente che fotografa questa potenza dell'acqua.
che impetuosamente scorre, marrone, un po' inquietante, però anche un discreto spettacolo. 17 novembre, Breakfast in Bed con Miki Semascus e Bucci e gli amici che arrivano qui a salutarci. Ciao ragazzi. In diretta da Amblè, dalla piazzetta dei Del Bene a Firenze, a due passi a Ponte Vecchio. Yo. Grande entusiasmo, perché intanto è Breakfast in Bed e poi perché ha smesso di piovere. Questo pomeriggio sembra abbia dato tregua, nonostante una certa tradizione piovosa di Breakfast in Bed. Questa volta invece controtendenza assoluta. Allora, abbiamo un bel programmino per queste ore in compagnia. Fra una ventina di minuti circa dovremo avere un collegamento telefonico con Stefano Tamburrino, batterista conosciuto da molti per le sue tantissime collaborazioni locali, ma sono poi innumerevoli anche quelle nazionali e internazionali. Infatti lui in questo momento è a Londra, ci collegheremo via telefono con lui per fare due chiacchiere e parlare di Mondi e Jazz, la rassegna che ogni lunedì vede sul palco della NOF in Borgo Sanfrediano una formazione diversa. Il tutto è curato da Stefano. La nona edizione per Mondi e Jazz, ma quest'anno Mondi e Jazz ha anche una sezione vinilica, DJ set prima e dopo il concerto del lunedì. Di questo magari ne parleremo più tardi, fra le 17 e le 18, con Demetrio Spira, che è uno dei Mondi e DJs. Dopo questi saluti vi lasciamo a John Patton, poi ci pensa Bucci a cullarmi in questi primi minuti. Non prima di avervi ricordato come ascoltarci e seguirci, ovviamente canali social, in particolare sulla pagina Facebook troverete la diretta audio video di questa trasmissione. Stessa cosa anche però sul sito di Amblè, che è semplicemente amblè.it, e poi andate a cercare radio o naturalmente dal vivo se volete venirvi a fare un caffè o un vinello qui in piazzetta dei Del Bene. Oh,
We'll be right back.
right up to your place. I waited and felt it. You pulled me in. Oh, yes, you did. I met you on the other side, past and present. You felt it too. Anticipating all the things all that we do. But the truth is, rewind it back. The truth is, it would be different if we weren't so caught up always asking for more than we can give. Pleasure to surface, no need to hold on to this. Love isn't permanent. Passiamo un po' il tono, la traccia che avete sentito prima fa parte di una nuova uscita su Rhythm Section, TT70, penso si pronunci. Questa invece è una traccia che dovrebbe avere un suono un po' noto perché è stata utilizzata da Erykah Badu e uno dei suoi brani più famosi. Aspetta,
E allora sono le 20 alle 16. Sei sempre all'ascolto di Breakfast in Bed in diretta su Radio Amblè. Dovremmo essere in collegamento, come annunciato, con Stefano Tamborrino. Buongiorno Stefano, ci senti? Ciao, buongiorno. Vi Ciao, sento... benvenuto. Ti sentiamo? Sento abbastanza. Un po' basso, ma ti sentiamo, c'è un leggero... Esatto, anche io vi sento. C'è un leggero delay. Per il ritorno, Stefano si trova all'estero, grazie per essere con noi. Dove sei in questo momento, Stefano? Sono in aeroporto a Londra. A Londra, ma eri a suonare? Sto di rientrare. Sì, ero a suonare ieri sera al Barbican. Allora, Stefano Tamborrino è con noi perché molti lo conosceranno, un batterista da innumerevoli collaborazioni, uno dei suoi ultimi progetti, Don Karate, quello che sta girando parecchio ultimamente, ma Stefano è con noi questa sera, questo pomeriggio, per parlarci di Mondie Jazz, la rassegna che si tiene al NOF, una rassegna di concerti dal vivo ogni lunedì, rassegna che se non sbaglio è giunta alla nona edizione, giusto? Giusto, sì, sono 9 anni adesso, quest'anno, che ci siamo lanciati in questa avventura. Complimentoni. Nata dalla collaborazione. Come, scusami? Complimentoni, insomma, 9 anni è un discreto sì, risultato. Sì, 9 anni sono un periodo abbastanza longevo per un'attività simile a Firenze. Tra l'altro, e con questo sottolineo due cose a cui tenevo anch'io, a Firenze la musica dal vivo non è che ce ne sia tanta, o sbaglio? Non è cosa, scusa? Non è che ce ne sia tanta di musica dal vivo in città. Sì, è vero, purtroppo gli spazi designati appositamente per poter fare musica dal vivo sono pochi, forse pochissimi. E spesso sono anche poco accessibili. Esatto. Gli altri spazi che invece decidono di investire su questa cosa vengono spesso messi in difficoltà dalle istituzioni, diciamo, e dalle burocrazie. Purtroppo sì, è sempre più difficile proporre, organizzare e gestire la musica dal vivo. Per fortuna c'è la NOF che invece da sempre è dedicata a questo e infatti non a caso 9 anni di attività con Mondie Jazz. Ora il programma quest'anno si è anche arricchito, si intitola Mondie Jazz and Vinyl, quindi facciamo il punto su due categorie tradizionali, cioè la musica dal vivo e il vinile, perché ci sono anche i DJ set associati ai concerti e con noi sarà più tardi il Moro a proporci un set di un'ora per sottolineare questa implementazione della rassegna. Intanto però ci puoi dire come si struttura la rassegna di quest'anno? Guarda, ti chiedo scusa ma non ho capito che cosa hai detto. Ti posso dire cosa? Se ci puoi presentare l'edizione di quest'anno, che è cominciata già da qualche settimana e che andrà avanti fino a... Ha già preso piede da circa un mesetto, abbiamo avuto dei bellissimi concerti, per fortuna, come sempre, direi. Non per vantarmi, ma li organizzo io questi concerti, non so sì. Se lo avevi capito. Sì, sì, l'ho anche detto. la programmazione proseguirà, vi dico che cosa abbiamo... A breve tiro, diciamo. Ma prima dei nomi, dici un po' la categoria jazz come interpretata in questa programmazione. Ma allora, categoria jazz, diciamo che il termine jazz è un po' un contenitore all'interno del quale rientrano oggi tante cose, forse più di sempre. È una musica fatta di contaminazioni e mai come ora forse queste contaminazioni sono prevalenti su quella che invece è la tradizione del jazz. Negli ultimi anni ci si è avvicinati tanto all'hip hop, all'elettronica, c'è molto rock, i musicisti delle nuove generazioni non più come prima sono legati ad un genere musicale unico,
a livello di ascolti, intendo, bensì ad un bacino molto più ampio, e quindi questa cosa si riflette poi, questa cosa di ascoltare musica di tanti generi si riflette poi su quello che uno va a esprimere con le proprie composizioni. E quindi la proposta, quindi la musica, diciamo che appunto non essendo tradizionale, comprende sia strumentazioni classiche che elettroniche, comprende musicisti locali e non, e comprende anche formazioni le più disparate. Esatto, sì. C'è un programma all'interno del quale si trovano cose variegate, che varia, può appunto spostarsi dalla cosa più vicina alla tradizione o ad un certo tipo di tradizione, per poi virare completamente nella settimana successiva verso un concerto che invece è più vicino alla musica elettronica oppure al rap, oppure una volta ci possono essere canzoni degli anni 20 o... Beh, qualche settimana fa io ho visto il concerto degli inglesi World Service Project, che erano praticamente punk. Esatto, esatto, sì. Diciamo che è un'attitudine, come anche quella punk del resto. Quella jazz non è una musica o un genere musicale, ma secondo me, secondo il mio avviso, è un'attitudine. Verissimo, sono d'accordissimo con te. Fra l'altro mi ricorda il periodo in cui c'era Yes We Jam al Jazz Club la domenica sera, e il Mille Lemmy scriveva che a volte la differenza fra punk e funk è soltanto una consonante. Esatto, sì. Che mi sembra molto significativo, è una buona sintesi di quello che stavamo dicendo. Va bene, a questo punto. Esatto, sono d'accordo. A questo punto, ricordando che appunto la rassegna si tiene ogni lunedì alla NOF, che è in via in Borgo San Frediano, e l'ingresso è gratuito, i concerti iniziano con una certa puntualità intorno fra le 9:30 e le 10, non più tardi, e poi il DJ set va avanti fino all'una, alle due, insomma finché c'è un po' di giro di gente. Adesso forse è l'ora in cui tu ci puoi sparare qualche nome, magari andando, saltellando da qui a quando la rassegna terminerà, che sarebbe quando? Ma probabilmente andremo avanti fino ad aprile, dipende un po' anche dalla stagione, ovvero dal tempo, da quello che ci racconterà il meteo. E appena diventerà un forno, insomma, più o meno saremo costretti a fermarci. Inevitabilmente. Allora cosa c'è in programma, se hai già la possibilità di dirci qualcosa avanti nel tempo? Sì, ti posso dire un po' di cose qua e là. Tanto per appunto rimanere nel tema delle influenze, delle contaminazioni che a volte possono arrivare da un genere diverso da quello che si pratica, piuttosto, oppure da una provenienza anche geografica, etnica, lontana. Il 2 dicembre abbiamo un gruppo che si chiama Yala Kone, all'interno del quale la formazione è composta da tabla, cora e chitarra resofonica. Sarà sicuramente una serata interessante, quantomeno di musica che difficilmente si potrà ascoltare altrove. Questa è una cosa che durante questi 9 anni è stata abbastanza fulcro della programmazione, il fatto di voler favorire sempre progetti originali e appunto, oppure di musiche difficilmente reperibili altrove. Poi il 16 dicembre ci sarà la presentazione di un videoclip di Marco Benedetti, quindi ci sarà la proiezione del concerto di un trio che anche in quel caso attinge da vari linguaggi che partono dal blues sino al grunge, attraversati appunto attraverso un'interpretazione forse jazzistica, che è una parola terribile secondo me, scusami. Tuttavia, poi avremo il 23 dicembre la proiezione di The Connection, che è un film del 61, regia di Shirley Clarke, nel quale ha partecipato anche Jackie McLean, che è un musicista importante del jazz, della tradizione.
al quale seguirà poi una jam session nella quale si suoneranno anche brani della colonna sonora. Il 6 gennaio abbiamo una serata completamente anarchica con gli In Camiscia, non so se li conosci, sono un trio di pazzi fiorentini. No, mi mancano. Beh, ti suggerisco di andarli a cercare o di venire a cercarli il 6 gennaio alla nostra. Sicuramente. Che sarà abbastanza divertente. Il 13 di gennaio sempre abbiamo She's Analog, è un trio di Roma, circa, del Lazio diciamo. Si stanno facendo strada in Italia, è un trio secondo me tra i più interessanti che ci sono in Italia adesso. C'è uno dei miei batteristi preferiti all'interno, giovanissimo, si chiama Giovanni Iacovella, e mi piacciono un sacco. Non è proprio una spiegazione fantastica, mi piacciono un sacco. È sicuramente sincera, però. Bambino delle elementari praticamente. Senti Stefano, visto che siamo arrivati a parlare di te, ma tu suonerai? Io non lo so se suonerò, diciamo che tendo a preferire lasciare spazio agli altri all'interno di questa cosa. Credo che uno dei segreti della longevità di questa rassegna, se vogliamo chiamarla così, consiste proprio nel fatto che chi la dirige non abbia avuto... non abbia voluto far prevalere la propria figura all'interno del calendario e neanche della situazione in generale. Spesso ho notato nel corso degli anni che gli altri luoghi dove veniva fatta una programmazione live con il calendario curato da un musicista, il musicista tendeva spesso a mettere se stesso nel calendario, più o meno a cercare di tirarne fuori quello che poteva economicamente oppure come visibilità o immagine, eccetera. Questa cosa più o meno, da questa cosa derivava più o meno sempre il fallimento poi dell'iniziativa, perché più o meno io posso venire a sentirti una volta, due, tre, quattro, cinque, poi alla fine per quanto ganzo tu possa essere, a un certo punto... mi stufi. Rischi di venirmi a noia. Beh, questo, quello che tu dici merita grande rispetto, tuttavia noi una certa voglia di sentirti suonare ce l'abbiamo, ma ci riserviamo il piacere della sorpresa, chissà, che da qui ad aprile non comparirai in compagnia di qualche formazione. Allora Stefano, ti ringrazio moltissimo per questo collegamento, spero che non sia stato di disturbo per te. E ci vediamo a Mondia Jazz. Ricordiamo che l'ingresso ai concerti è sempre gratuito. La NOF in via San Frediano è la venue dove potrete vedere lo svolgimento di lunedì in lunedì della rassegna Mondia Jazz. Più tardi ci sarà il Moro con noi, faremo altre due chiacchiere. Noi ti auguriamo buon viaggio. Vi ringrazio e a presto. Grazie Stefano, tanto, spero che ci si possa incontrare presto alla NOF o altrove, comunque dove c'è musica. Un saluto. Ciao carissimo. Ciao ciao. 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 La nostra prima diretta telefonica, Bucci. Next level proprio, eh. Eh sì, one step after the other. Enrico Rava ci ha fatto da sottofondo durante questa chiacchierata con Stefano Tamburrino dal suo album Il Giro del Mondo in 80 giorni. Abbiamo parlato di Mondi e Jazz, l'abbiamo ricordato, più tardi sarà con noi Demetrio Spira, io continuo a chiamarlo il Moro, ma lui è Demetrio Spira, il DJ di riferimento per quanto riguarda l'edizione di quest'anno, la nona di Mondi e Jazz. E magari riacciufferemo una cosa che ho dimenticato di chiedere a Stefano, e cioè chi ci sarà domani sera.
sostenuti. Domenica 17 novembre, Breakfast in Bed dal vivo, qui da Amblè, in onda su Radio Amblè. Miki Semascus con voi, insieme a Bucci. Qui stiamo ascoltando le musiche di James Williams Guercio. Il prossimo brano invece, proprio per rimanere in tema di musica dal vivo, è un brano estratto da una compilation che è stato il secondo grande fenomeno venuto da Napoli negli ultimi anni. Dopo Liberato, in tantissimi hanno parlato di Napoli Segreta, nome di una combo di DJs e diggers che recuperano la grandissima tradizione jazz funk napoletana, raccolta in una compilation intitolata Napoli Segreta, che si divide sul lato A anni 70 e lato B anni 80. I Napoli Segreta saranno in concerto, perché adesso sono diventati anche una band, il prossimo martedì qui a Firenze. Ci andiamo ad ascoltare un brano e poi vi diamo qualche informazione in più. Anni 70 di Napoli Segreta, la canzone intitolata Stop the World. Napoli Segreta, il progetto è diventato una band e sarà in concerto questo venerdì, scusate, non martedì, questo venerdì 22 novembre al Kaufman Club, concerto organizzato dai ragazzi di Latex Plus. Non so molto di come sia composta la band, d'altra parte tutto il progetto, un po' come quello di Liberato, gioca un po' su anonimati e su non mettere in mostra i protagonisti, lasciando totale spazio alla musica. In ogni caso, sulle sonorità non potete sbagliarvi. Siamo sul funk, siamo sul jazz, siamo sul groove. E così anche per il prossimo brano, un brano intitolato Smooth and Good. Lui viene dalla Nigeria, William Oniabor. Come on.
sempre in Africa. Questo è Milton Music Nu. L'ho trovato in una compila che si chiama Digital Zandoli, che raccoglie un po' di tracce funk, boogie e disco sempre africane. Dall'Africa all'Italia e siamo tornati a Celentano. Questo è un edit di Bye 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 Bye, uscito su questa serie di dischi
che propongono edit da varie nazioni del mondo. Bye. Pronuncio giusto il tuo nome proprio bye. Bye. Sul tuo pianeta dimmi il reggae te lo fai. Mai. Passport to Paradise, ho avuto un lapsus e bye. Appunto varie compile, questa mi pare sia dalla Serbia, bye. Non so come mai c'è finito un celentano dentro, però a quanto pare è popolare. L'amore sul pianeta te lo fai. Bye. Non ho capito bene, un uomo tu ce l'hai. Bye. C'è sempre mamma. Tienitelo tu. Esce tutto. Non lo reggo più. Uno come me. Crederò, mi piaci tu, tanto anche tu, e grazie a te, prego grazie a te, mi sento tanto. Bye. Amore e reggae insieme a me imparerai. Bye. Volare via e stare in terra lo vedrai. Bye. In diretta da Radio Emblem, Breakfast in Bed con Miki Semaskus e Bucci. Un saluto a Clara che ci ha mandato la prova, ci ascolta nel letto. L'ha chiamata merenda in bed, ma va bene uguale. Un saluto a Clara che ci ascolta da Roma. Un saluto ad Ale che ci ascolta dalle nebbiose campagne della Romagna. E un saluto a Matteo che ci ascolta da Parigi. Visto che quest'oggi si parla di jazz, si parla e si ascolta black music, qui è James Blood Almer, strepitoso chitarrista, dal suo album Are You Glad to Be in America, un brano che è un manifesto. Jazz is the teacher, funk is the preacher. Jazz is the teacher, and funk is the preacher. Tell it to me. Tell it for me. Ooh, jazz is the
down. Welcome to the world with the boys and the girls. Dancing as you can see, I'm a lighted lady. You're welcome to the world with the girls and the boys. The moon and the tune, trying to get that sound together. Pazzesca per questo album di James Blood Almer intitolato Are You Glad to Be in America? James Blood Almer alla chitarra, Amin Ali al basso, Ronald Shannon Jackson alle batterie, Calvin Weston anche lui alle batterie, sassofoni David Murray, Oliver Lake, tromba per Oludara. Siamo nel 1980. Il prossimo brano molto più vicino a noi, sia in termini di età che di geografia, Captain Comatose, duo tedesco berlinese, dal loro album Up in Flames. Questa è una lunga intro in cui i due sciorinano una dopo l'altra le cose che gli piacciono in maniera naturalmente ironica. We just enjoy our lives, you know. We enjoy our lives. We like to travel. We like champagne. We like to have fun. We like to go out. We like to see people. We like to meet people. We like to have sex. We like to eat good. We like to do interviews. We like to go on stage. And we like the spotlight. We like the noise. We like the leather sofas. And we like our hotel rooms. We like the minibars. We like tambourines. Hit it, hit the road. Hit it, hit it, hit it, throw. Hit it, hit it, hit it.
Thank you.
me before I fall. Push me before I fall. From my magic carpet, I see the world as a little toy land. But I'm not free like a bird. Strings are wrapped around me, my legs are in doubt. I can feel my hands and my mind's crying out. Push me before I fall. Push me before I fall. Push me before I fall.
voce di Gina X Performance, che è una un'icona un po' nascosta anni 80. Minuti alle 17, ancora in diretta Breakfast in Bed con Miki Semascus e Bucci, in diretta su Radio Amblè. Potete seguirci sulla diretta Facebook, sulla pagina di Radio Amblè o sul sito di amblè.it. Siamo agli sgoccioli per queste prime due ore, siamo in attesa di Demetrio Spira che, per ribadire l'appuntamento di cui abbiamo parlato prima con Stefano Tamburrino, ovvero Mondi e Jazz, la rassegna che si tiene ogni lunedì alla NOF. Mondi e Jazz quest'anno diventa Mondi e Jazz in vinyl, in vinyl. Stefano Tamburrino ci ha parlato della rassegna, Demetrio Spira lo attendiamo per un DJ set e due chiacchiere in amicizia per parlare di questi DJ set. Andiamo avanti con Mr. D, che non viene da Livorno ma da Los Angeles. Thank you.
34, trio berlinese. Una pubblicazione di un po' di anni fa, credo fossimo sulla fine degli anni 90. Tutto questo quando mancano pochi minuti alle 17. Stiamo aspettando Demetrio Spira. You
surrender. Chiama Lizzo, yeah. I'll play tag, bitch, I'll... brano intitolato Truth Hurts, la verità fa male. We don't do goodbyes, we just keep it pushing like ai ai ai. I'ma hit you back. Andate a cercarvi il video su YouTube, l'official video, yeah. We don't fuck with perché lei è simpaticissima. We just keep it pushing like ai ai ai. Why I'm in great till they gotta be great. Don't text me, tell it straight to my face. Alle 16.58 su Radio Amblea, più o meno anche sulle altre radio presumibilmente. Ed ecco noi Demetrio Spira, è arrivato. Ma prima di lasciargli la console e farci due chiacchiere, abbiamo la nostra rubrichetta. Un brano ogni puntata di Enzo Carella, il cantautore romano in corso di ristampa, la sua discografia è uscito prima Barbara e altri Carella, il suo LP, il suo secondo LP pubblicato nel 79, è uscito per primo perché era il quarantennale e subito dopo la Music on Vinyl, l'olandese Music on Vinyl ha fatto uscire Sfinge, il suo album, il suo terzo album che... per la prima volta vide la collaborazione fra Enzo e un gruppo di musicisti che non facevano riferimento al nucleo dei Goblin con i quali aveva iniziato. L'album si intitola Sfinge e il brano vi facciamo sentire si intitola Lei No. Attenzione, perché questo brano è l'unico forse che non potete trovare su YouTube, o avete il disco o se no non lo ascoltate. Let
Nino è un osso tenero che un cane porta via a disperarsi un po' più in là perché non è più mia. Lei non si danna in umido in brodi di poesia con le carote sul palto, il resto non lo so. So solo che la vita cuoce la patata che bolle in te, fonde le tue dita. Dove c'è la vita, là ci sono i fianchi belli e bianchi. Per poi sedersi su di me, non so che giorno fu. Lei non si chiama Angelica, famelica com'è, mi prende con l'avidità di un'elica. Non so, so solo che la vita cuoce la patata che bolle in te, fonde le tue dita. Dove c'è la vita, là ci sono i fianchi belli e bianchi. Elio Danna, arrangiatore e sassofonista per questo disco intitolato Sfinge di Enzo Carella. Elio Danna, uno dei leader del gruppo napoletano di prog degli Osanna, notevole arrangiatore, ha prodotto molti dischi. Nel 1982 si ritrova a pubblicare, 81 se non sbaglio, se non vado errato, si ritrova a pubblicare, a arrangiare e pubblicare questo disco di Enzo Carella intitolato Sfinge. Cambio. Disco strepitoso, ristampato finalmente perché l'originale, ragazzi, costa troppo e non si trova, non a caso costa troppo, ristampato dalla Music on Vinyl, ma attenzione perché sono soltanto 1000 copie e andranno via molto velocemente. Se interessano a qualcuno, stavolta lo faccio, io ce l'ho. Chiuso nella che zozzata, l'accappatoio. Se m'uccido qui non muoio, c'è l'amnistia. Sono le ore 17:03. Abbiamo completato anche la consueta rubrichetta dedicata a Enzo Carella. È con noi Mille Lemmi che ci ha preparato che cosa? Niente. Olè. Vi ho portato delle musiche. Mi avevate detto di portare delle musiche e io le portieri. È arrivato anche un panino. Felice. Ciao Michele. Buonasera. Buon pomeriggio. Benvenuto. Ben trovato. Che piacere. Piacere mio. Aspettavo questo momento. Inaspettato questo momento. No, io l'aspettavo bestia. Sì, eh. Sì. Ma è arrivato inaspettatamente. Sei arrivato. È arrivato con il tuo stile. Il rotto. Posso della dirla cuffia. Così? Ah, sì. Yeah.
We'll be right back.
carissimo Demetrio. Dica. Allora, abbiamo fatto due chiacchiere con Stefano Tamborrino nella prima ora. A proposito di Mondi e Jazz, longeva rassegna che si occupa di musica dal vivo in ambito jazz, ma come ci spiegava Stefano, il jazz è interpretato con un'attitudine più che un genere musicale. E quest'anno Mondi e Jazz, che lo ricordiamo, si svolge alla NOF il lunedì sera, concerti dal vivo con ingresso gratuito, prevede anche i DJ set. Sì, sì. E tu sei partecipi. Ma anche tu. Ma anche io. Diciamola tutta. Non lo diciamo. Diciamola tutta. Va bene, noi due partecipiamo. Sì, sì. Però mi interessava sapere da te, che hai condiviso un po' di più anche le scorse stagioni di Mondi e Jazz, come vedi l'evoluzione di questa rassegna in una città, anche questo, di questo parlavamo con Stefano, che di musica dal vivo ne propone sempre meno, ha sempre meno possibilità di proporre la musica dal vivo. E questo te lo chiedo anche in relazione alla tua esperienza con Yes We Jam. Ma innanzitutto volevo dirti che mi congratulo moltissimo con te, l'ho notato anche online, per il tuo movimento tecnico ogni volta che parli, fai il talk over manuale con questo faderino qui, che sì, lo fai proprio mai disinvolto, viene, è bellissimo. C'è anche un pulsante che lo fa, casomai, però mi continua a farlo così, mi vuoi togliere questo più piacere. Bene, esatto. E, hai fatto tre domande attaccate. La prima era come vedo... come vedi l'evoluzione di questa rassegna in relazione alla città, che di musica dal vivo, insomma, allora, sempre più difficile. Tu l'hai seguita anche negli scorsi anni, sì, no? Sì, sì, sono, si può dire, un appassionato del mondo jazz, secondo le mie disponibilità, possibilità, e ci vado sempre volentieri, appunto perché, come abbia occasione di scrivere a riguardo, è una rassegna appunto che non è fatta di jazz, a volte viene definito riempitivo, oppure viene fatto il concertino jazz per dare un po' di tono interessante, pseudoculturale a dei locali magari, o delle serate un po' vuote così. Ecco, non si tratta solamente di questo. Io nel corso degli anni ho sempre visto una bella spinta coraggiosa nella scelta della proposta, ed anche da parte del pubblico, nel senso che vedo c'è una cerca di appassionati veramente fedele, e tante, diciamo, tanti corollari di persone che ad onde alterne, a seconda appunto, dato che è molto varia, dell'intenzione della serata singola, che passano di lì volentieri, eccetera. In relazione alla città la vedo bene, nel senso che ho seguito la vostra conversazione prima, e la mia riflessione a riguardo è che sono d'accordo con voi sul fatto che sia difficile fare della musica dal vivo a Firenze, diciamo che però il fatto che ce ne sia sempre meno, per la mia esperienza, forse non mi trovate molto d'accordo, nel senso che io ne vedo tanta. Stavo ripensando solo a questa settimana, dal lunedì della NOF, mercoledì c'era gruppo giapponese psichedelico jazz al TT Twister, il giovedì c'era Bilal la Flog dal buon Dado DeLorean, esatto, poi c'era Bilal la Flog giovedì, venerdì c'era una quantità di serate pazzesca, c'era il compleanno dei Mampai con Lord Ranger, CPA, non so, idolo della dancehall giamaicana, così ogni 80, boom. Poi c'era un altro concerto al TT Twister, che tra l'altro con Annibale fa una programmazione molto interessante, c'era il Secret Party di Introspettiva con la presentazione dei Sex Pistols, insomma, essere un po' più vicino. Ok. Sì, in effetti, diciamo, la NOF, c'è stato il concerto in Sala Vanni, molto interessante anche quella rassegna. Cioè, forse la difficoltà che possiamo trovare è quella poi di professionalizzarsi e di non rimanere in fase embrionale, quindi avere degli impianti adeguati, delle sale concerti adeguate, la possibilità di monetizzare in maniera adeguata. Cioè, i bastoni fra le ruote ce li mettono, però un ode incredibile a tutti quelli che nonostante ciò se ne fregano e continuano a spingere come dei dannati, perché non ho detto dei nomi piccoli e non ho detto una programmazione ristretta per una città che poi, come anche tu sai, quando poi ci sono due serate contemporaneamente è già difficile. Quindi secondo me, per il bacino di utenza che c'è a Firenze, la roba c'è, bisogna avere curiosità e poi voglia di supportarla,
se poi crescesse anche grazie alle istituzioni che ci investono sopra, allora e qui si va sui tabù. Sì, sì. In ogni caso la NOF ci ha creduto già da tempo, certo, adesso si va, per, si va al nono anno, e quest'anno si è deciso anche di investire sui DJ set che precederanno e seguiranno i concerti, anche se lo ricordiamo, questo è molto importante, i concerti si svolgono con un orario da lunedì, quindi verso le 9:30, massimo 10, si comincia. Io ciao Pizzo, sì, Pizzo, quindi, Pizzo, quindi un attimo nel privato, privato, privato. Ciao Pizzo, Pizzo. E quindi insomma si prova ad arricchire una formula che è rodata, ma che comunque aspetta il vostro contributo, segnatelo. Hai per caso presente chi ci sarà domani? Perché questo abbiamo dimenticato di dirlo con Tamburrino. È un'ottima domanda, ottima domanda. Risponderemo con calma, con calma, con calma, con calma, con calma. Smoking broken windows. Alright, bro. I've been tripping off the tabs in my room. I don't know why, baby, but I'm feeling blue. Taking out a tab, an ounce of the shrooms. No, don't hit my line, baby girl, like who are you? I've been tripping off the tabs in my room. I don't know why, baby, but I'm feeling blue. Have an ounce of the shrooms. No, don't hit my line, baby girl, like who are you? Oh, no, don't hate, just get up out my way. I've been getting high like every single day, and I need some peace of mind. I don't know where to find all the answers to my questions. I'm not satisfied where my mind resides. Hell is bound to find me, and if I find the light, that shit is gonna blind me. I've been off it like a prophet, ain't no telling why. The fact that I just lost my mind. I've been tripping off the tabs in my room. I don't know why, baby, but I'm feeling blue. Taking another tab, an ounce of the shrooms. No, don't hit my line, baby girl, like who are you? I've been tripping off the tabs in my room. I don't know why, baby, but I'm feeling blue. Taking another tab, an ounce of the shrooms. No, don't hit my line, baby girl, like who are you? Feeling lost, I just need someone to guide me. Don't wanna feel left out, please understand me now. But if you can't, then it's alright, I'll always be around. Smoking broken windows, play my Nintendo. If you fuck with me, then I pull out my extendo. Smoking broken windows, 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 play my Nintendo. If you fuck with me, then I pull out my extendo. Tabs in my room. I don't know why, baby, but I'm feeling blue. Take another tab, an ounce of the shrooms. No, don't hit my line, baby girl, like who are you? I've been tripping off the tabs in my room. I don't know why, baby, but I'm feeling blue. Take another tab, an ounce of the shrooms. No, don't hit my line, baby girl, like who are you? I've been tripping off the tabs in my room. I don't know why, baby.
Baby, won't you be the princess? When you
Y'all niggas with that bare white. Well, I don't really fuck with that right there. That can make a nigga act up right there. But go and get your rocks off, boo. No, I don't really do all that, but it's more for you. Come on! I'm far from a pimp, but I'm close to you. You're fucking with an old soul, twice removed. My pops used to work up on them fighter jets. Maybe that's the reason I be through. Now who the fuck called me a player? I ain't one of these young niggas out here sweating for a pay stub. I'm a coach. I'ma teach these bitches how to lay up. Now most of y'all can't do shit, but all my chicks cook grits, and roll a spliff at the same damn time. You ain't lived long enough to have a bitch this fine. Now if you don't mind if I call you a bitch, it's cause you my bitch. And as long as no one else call you a bitch, then there won't be no problems. Now if I call you a trick, it's cause you paid rent. And as long as you don't call at the six, then there won't be no problems. Walk with me now. She with it, she with it. Shit, keep it 300, I ain't even gotta hit it. She with it, she with it. All
All she wanna do is watch a real nigga winning, nigga. She with it, she with it. Look me in my eye, there'll be no simping. She with it, she with it. Got a whole lot of women, all of them with it. Yes, Lord. My mama said don't trust these hoes, boy, be about your loot. True story. Now my mama told me that, why the fuck would I listen to you? Yes, Lord. You never go broke chasing riches, but you might go broke chasing every little stank ass hoe with a tongue piercing. Now, if I call you a bitch, it's cause you my bitch. And as long as no one else call you a bitch, then there won't be no problems. Now, if I call you a trick, it's cause you paid rent. And as long as you don't call at the six, then there won't be no problems. Walk with me now. She with it, she with it. Shit, keep it 300, I ain't even gotta hit it, nigga. She with it, she with it. All she wanna do is watch a real nigga winning, nigga. She with it, she with it. Look me in my eye, there'll be no simping. She with it, she with it. Got a whole lot of women, all of them with it. Yes, Lord. Salut la ville agonie de la civilisation. Au revoir, châtaignier, au revoir. Salut l'ombre qui souvent nous protégeait contre les éclat de cette chaleur désespoir, du soleil hauteur de contraste nuancé. Adieu verdure, je vais faire ma cure d'intoxication. Salut la ville agonie de la civilisation. La ville ouvre tes débits, remplis du meilleur vin tes tournants. Je paye un verre à tous mes bons amis. Fêtez la victoire de l'automobile. Adieu verdure, faire ma cure d'intoxication. Salut la ville agonie de la civilisation. Dis nature, pourrais-je revenir? Je fais mes bagages, j'en ai pas pour longtemps. Un an ou deux, le temps de repartir. Et si tu veux, je travaillerai tes champs. Adieu, 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 adieu. Adieu, 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 adieu. Representing niggas and master blast, yo. Scientific LD, big shit. Add a head toucher, Case Slaughter. Z Money said, man, my nigga LOG. God, what up? Rishi, the notorious bomb detonator. Getting niggas later. I got the underground crown, Lord Town, call me Diablo. We robbed all my crew work, watching your mob blow. This is the job, yo, to keepin' on the low pro. My people loco, we be sticking dudes for coke, though. Your click is broke, though. Y'all be chippin' in for smoke, though. Got you a broke hoe, that be stealin' out your choke, though. You frontin' low, think that I don't know the deal. You just a smoke on the wheel. Who can smoke with the steel when shit pop? Snitchin' the cops, I had your bitch in the drop. Steady tellin' the nigga the whole plot. I'm a felon, plus you gellin', I'm sellin' the whole lot.
hot, I go to hell and be hot. So y'all snitches blow spots while I'm making donuts. You getting knots in your stomach. Your man got shot because he motherfucking fronted. Ratted what you got and where you rest at. That pussy clock got shot, we don't respect that. 54th Regiment, kick the devil's doors. Slaughter the whores, 20 slugs settle the score. Listen, this is war, wanting more than you adore. Anguish so wise, break death for sure. Boston clicks hit like cataclysmic. Asteroids leave on whole continents void. Hoaxster mentality, get diced like scallions. By each and every man in my battalion. Killing machine is this regime, and I mean. We drop bombs and they palm our new world. Long time we hold the keys to our own destiny. Had enough of poverty. Want the cash like Monopoly. Trust the property to maintain the shit proper. When I gotta do for you and I. Guard and comprehension, mind invention. With every breath left, release attention. I'm in a dream state, traveling dimensions like Willy Bobo. Flooded with street niggas in the popo. Tamed by the bag of cocoa. Half black and half loco. Feels like I'm breathless, up in a chokehold. Gasping for oxygen, pumped on every block I've been. I play the game till it locked me in and knocked me in. Fluent and calm, booming when I drop a gem. Stomping him, competition. Extraordinaire for the end, there's more to hear. So compare this raw addition to any rhyme you heard. Half whack, half absurd. You feeling me? Say word, word. How could you surpass central mass, where every nigga's fiending for the cash? Weed lie blowing the hash. Ben Franks up in the stash. Get the money and dash. It's every nigga's motto. But was we born to lead or follow? Be the question at hand. Which niggas will digress or expand? Above or below the rest of the clan? Decipher minds as a lesson. A man to build quick, expressing the plan. Life's an obstacle that few understand. Loaded with shit hitting the fan. I chose a few rows and groom and got the world in their hands. I'm on some Robin Hood, rob the rich and get to my clan. So nigga, catch me if you can. It's more than pushing words through a lavalier. What they fear, son? The real niggas recognize the real ones. Boast about they steal while we conceal guns. Never hating. And yo, deceased to be your fate. L and hatch, eyes for eyes, cats. Never look back, never. Niggas never fair weathered. Your life and rhyme, we's together. Trust it to the letter. If cash is your essence, niggas learn to do it better. For Armageddon, check the riot setters. No solutions and no regretters. It's from the teeth of angels. It's Case Slaughter and Hatchet Strangler. And one time, cutting corners to them whack fucking goners. Put peeps on to their styles. He shit up for a while. Be on cop, your wife. Put your fake ass foul. Slaughter, catch a card and foul. Cuss a nigga with a smile. This verbal assault, the era parler. From the Ville, Seven Hill, Worcester. God bless my niggas holding still. Apocalypse shit is real. You got your camp in the field. Your niggas talking shit, soft, but are they really real? I'm on some Beat Street shit. You niggas ain't worth the bet. Talking all that shit like you the only one with your style, son. Ain't no books on who you fucking with now. Had to slaughter mouth. Crops is rooting down south, yo. So we hold the key to our own destiny. Had enough of poverty. What? Cash like Monopoly. Bust the property. Maintain the shit proper. You and I gotta do for you and I. Now it's gotta go. Son, we hold the key to our own destiny. Had enough of poverty. Want the cash like Monopoly. Plus the property. Maintain the shit proper. You and I gotta do for you and I. Yo, yo, Don, blaze some up, nigga. Alan had such. Chase Slaughter, Seven Hills, Central Mass, 54 Freshmen. Che sogni, che fumo.
In una polvere di stelle vedo te, dolce sogno del mio cuore, astro d'or fulgido sei tu, bambina dai begli occhi blu, tutta adorna sei di riflessi e di splendore che fanno palpitare il cuore con tanto ardor, sì, con tanto take my lips and kiss them. Take my love. Take my hands and hold them. I am yours, my love, till the end of time. My arms, let them hold you. Take my arm. Take my eyes, let them show you. I am yours, my love, till the end of time. Never run cold. I am yours, my love, till the end of time. Un po' come si diceva un tempo, un grande chitarrista, i suoi migliori assoli li fa nel modo in cui entra nell'assolo e nel modo in cui ne esce. Forse un po' riduttivo ma efficace. Demetrio, sei uscito dal set in maniera incredibile. Cioè mangiando un panino. Un tramezzino. Perché un sei sandwich. Perché sei da Amblè. Giusto. Radio Amblè, quella che state ascoltando. Siamo alla conclusione di questo Breakfast in Bed, puntata del 17 novembre, che va a terminare. Demetrio Spira, nostro ospite per questa domenica. Abbiamo parlato un po' di mondi e jazz, l'appuntamento è per tutti i lunedì, quindi chi è interessato, domani sera alla NOF. Abbiamo un ultimo brano e poi la nostra sigla. Il brano che ci accompagna alla sigla è un brano firmato da Freddie Hubbard, si intitola Here's the Rainy Day. Thank you.
That rainy day, Freddie Hubbard. Ma non è stato un giorno piovoso oggi, probabilmente lo sarà in serata, ma noi vi auguriamo una bellissima, dolcissima serata per questa domenica. Ci risentiamo il 29 di dicembre, ultima domenica del mese, e appuntamento consueto con Breakfast in Bed. Ci faremo gli auguri per un buon anno, avremo molto probabilmente, se tutto va bene, avremo delle grandissime, bellissime, confortevoli e rosse sorprese. Voi rimanete sintonizzati, questa è Radio Amblè in diretta da Amblè, ci risentiamo il 29 di dicembre, un saluto da Miki Semascus e da Bucci. Ciao a tutti, ci sentiamo. Ci facevi, nerteggiavi al telefono, nerteggiavi al telefono. Va bene, stateci bene, ciao ciao. You got what I'm grateful. Baby, what a
Look at it, it's all over your face and yeah.